Per Babbo Natale? Eh sì, io già l'ho scritta una settimana fa e l'ho anche spedita per posta celere. Penso sia già arrivata, altrimenti che posta celere è? Io ancora un po' di dubbi su cosa chiedere. Se chiedere l'iPhone 4 o la PlayStation 3. Ma entro stasera la scrivo pure io e la spedisco con la posta celere. Ma che cosa celere? Si dice posta celere, che vuol dire posta veloce, rapida, capito? Io pure l'ho spedita, ma non vi dico quello che ho chiesto, altrimenti i miei desideri non si avverano. Io invece chiederò un bel computer nuovo, di quelli che ti propone te senza fili, guarda. Anch'io ho chiesto un nuovo computer, quello che è lentissimo. Tablet. Cari bambini, voglio dirvi che per noi cristiani la festa di Natale ricorda un avvenimento molto importante accaduto più di 2000 anni fa, la nascita. Eh sì, è a lui che dobbiamo chiedere doni, doni che vanno al di là delle cose materiali. Volete che vi raccontiamo com'è andata? Sì! Pazienza. Dai, non fateci stare sulle spine come al vostro solito. Va bene, cominciamo allora. Inizia tu, Carlo. Va bene. Tutto ebbe inizio in un paese della Galilea, dove viveva una giovane donna di nome Maria. Quando Giuseppe si svegliò,
fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Faceva parte dell'impero, tutti dovevano registrare il proprio nome nel loro paese di origine. Le strade saranno state piene di gente che venivano da ogni parte. Sì, erano piene. C'erano anche Maria e Giuseppe? Sì, c'erano anche loro. E avevano dovuto affrontare un viaggio lungo e faticoso da Nazareth fino a Betlemme per farsi registrare. E pensate che per Maria, che aspettava un bambino, non era certamente il momento più giusto per viaggiare. Maria sarà stata stanchissima. Sì, lo era proprio. Ma c'erano anche i soldati romani? Sì, erano ovunque.